è L'unione del sapere e del saper fare. Da una parte abbiamo il mondo universitario con la nostra LIUC, nata 30 anni fa dalla volontà di 300 imprenditori che hanno voluto mettersi in gioco, e dal sistema confindustriale con tutto quello che ne deriva in termini di networking col sistema confindustriale italiano. Farlo a Castellanza è un modo di rendere anche e restituire qualche cosa al territorio di Castellanza, creare degli spazi comuni, un parco delle attrezzature sportive che potranno essere anche utilizzate dagli stessi cittadini di Castellanza. Se poi pensiamo che la nostra università è stata ristrutturata sapientemente da un architetto come Aldo Rossi, se noi riuscissimo ad arrivare a fare due opere, la sede di Confindustria e la parte della residenza realizzate da altrettanti importanti architetti, noi potremmo creare un luogo anche architettonicamente interessante, da mettere quasi in condizione le persone che vanno a visitare, ad esempio, a Milano City Life, poi dire: cosa facciamo? Andiamo a visitare MIL, perché effettivamente, ripeto, è un unicum che nel nostro territorio nulla avrà a che invidiare da altre eccellenze che ci sono in Italia, e mi riferisco al chilometro rosco, a Mind o altre eccellenze. Tengo a sottolineare però che MIL non è un qualche cosa che va in sovrapposizione con queste eccellenze, ma è un qualche cosa che diventerà complementare e lavorerà con altre eccellenze italiane e non solo, proprio per arricchirci e trasferire questa ricchezza poi dopo alle imprese presenti sul nostro territorio.